Salve a tutti ragazzi, qui è il profeta della verità, l'unico che ti fa uscire dalla Matrix, dal bodybuilding italiano. Di che parliamo oggi? Ve lo dico dopo la sigla. E allora ragazzi, oggi non di che parliamo, che mangiamo. Oggi il profeta ha questo ben di Dio, 400 grammi di polenta, una scatola di tonno all'olio d'oliva e 4 uova. Ma poi ci stanno le persone che mi dicono: "No, profe, il profeta si sta ingrassando, sta diventando un bovino, perché la fase di massa la devi fare da tirato, non è che puoi prendere dei chili, diciamo, se tu metti 7-8 kg ovviamente devi crescere tirato, poi se cresco tirato dicono che sono bombato, se rimango, diciamo, molto magro e secco come sto tipo lì in cut, dicono che sono anoressico, fate pace col cervello, ho capito che voi vi tirate che è bomba, ma qui il profeta ha il suo super fisico natural, quindi dovete adeguarvi. Ragazzi, io mangio. Poi altri mi hanno detto: "Massa, il profeta è ingrassato da un giorno all'altro, perché voi siccome ne avete fatto mai una fase di massa vera, cioè voi le fasi di massa le fate o con i ciambelloni che accumulate grasso su grasso, oppure vi definite con le bombe, e poi la massa ovviamente la fate sempre con le proteine alte, sicuramente voi starete in massa con 500 grammi di proteine perché non capite un cazzo, ascoltate il profeta, avete visto il video sull'allenamento, il profeta come insegna la vera tecnica? Non come questi personaggi che non si sanno manco allenare. Ma chi cazzo mi ha insegnato ad allenare, Paperino? Mamma mia. Questa è una polenta classica. La fanno in Veneto, mi sa, la polenta con gli osei. Ragazzi, vengo in Veneto, mi mangio tutti quanti. Cioè, altro che uccelli, mi mangio proprio, diciamo, un nido. Qualcuno accusano il profeta. Il profeta vuole dare dei consigli per quanto riguarda le situazioni sentimentali. Allora, vi ho detto che il profeta è anche maestro per quanto riguarda le situazioni sentimentali, per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Voi invece, la maggior parte delle persone non si sanno neanche interfacciare ad altre persone. Il profeta può parlare con tutti, posso parlare col tossico, quindi con il drogato, con gli intellettuali, posso parlare di qualsiasi argomento perché il profeta, con la sua personalità spiccante, carismatica, riesce ad adeguarsi, cioè non ad adeguarsi, però riesce a comprendere i vari tipi di soggetto. Invece voi, che state dentro casa a farvi le pippe dentro la vostra bolla, ma che cazzo ne volete sapere voi? Che magari scrivete il commento su YouTube che non mettete neanche una foto, ma mettete già la foto, mettete la fascia, avete visto il profeta? Mette sto bel viso, sto fisico statuario. Se mangia sta polenta di 400 grammi, me leggo tutti i commenti, mentre sto a mangiare, che ammazza questi quanto so, dico, quanto sono rosiconi a scrivere queste cose. Tanto magno, va. Ah, volevo salutare un ragazzo, Marco, un ragazzo che mi ha scritto, che è un mio fan che mi stima molto. Quindi Marco, ti saluto e mi raccomando, sempre al massimo della forma, segui il profeta che te porta in cima sulla vetta soltanto guardando sti video. Cioè già che te guardi Marco sto video che mi sta a mangiare sta polenta, 4 kg di massa magra subito ha preso. Un saluto Marco, un abbraccio profetico. Voglio salutare anche un altro ragazzo, si chiama Ray Nanto, quindi un grandissimo. Una grandissima persona che ci scriviamo spesso su Instagram, anche lui diciamo è dedito alla filosofia profetica, infatti è molto carico, è molto diciamo è motivato a sentire i discorsi del profeta, anche in palestra vedo che sta spingendo abbastanza bene, quindi Renato te saluto. Domani il profeta farà lo sgarro profetico. Ovviamente le persone che non capiscono un cazzo pensano che il profeta abbia messo su questi chili soltanto perché sto facendo gli sgarri profetici, ma non avete capito un cazzo. Non è che il profeta ha messo chili perché fa gli sgarri profetici, ma il profeta ha messo chili perché ovviamente sta in un surplus energetico, so io alla forma che devo arrivare, so io i chili che devo mettere. Poi ovviamente quando vai in definizione o vai a fare un mini cut, un cut o quello che sia, dopo ti vedono magro. Ammazza profeta, sei diventato secca, oh! Mamma mia, oh, ma com'è possibile, oh? Che voi non sapete fare queste fasi, non sapete che per diventare grossi dovete diventare secchi, se no dopo diventate dei ciambelloni, accumulate grasso su grasso. Se vi piace stare dei ciambelloni in maglietta e quando li vedi in giro dici ammazza quanto sono grossi, oh! Poi dopo magari stai andando, diciamo vai al mare, te levi un attimo la maglietta e dici mamma mia, ma il fisico non te l'ha lasciato, oh, si è portato appresso la maglietta. Quindi ragazzi, dovete prima definirvi. Se siete delle persone appunto che hanno già accumulato del grasso,
Se siete persone magari mazzose che avete la struttura sotto, però prima dovete definirvi, dovete dare una ripulita. E quando partite da una base pulita, da lì potete incrementare per mettere della massa. Ovviamente non è che dovete diciamo, passare da una fase di ipocalorica subito a ipercalorica. Dovete salire gradualmente. Però le persone non lo capiscono, questi sono nati, cioè hanno il mito degli anni 90, Schwarzenegger che se prendono 10 uova, diciamo, crude, quindi hanno ancora questi vecchi miti, queste vecchie concezioni, sono persone che non si sono mai evolute, ancora sono rimaste a Schwarzenegger con 10 uova la mattina, ovviamente riprendetevi, anche perché io conosco delle persone, hanno tipo 70 anni, dicevo, io la mattina presto mi devo mangiare 4 bianchi d'uova, per forza la mattina alle 5, ammazza, ho già la sveglia alle 5. Pensa a poraccia tua moglie che si sveglia alle 5 e ha fatto 5 uova la mattina. Guarda, può mangiare anche altro come fonte di proteine, può anche mangiarle dopo. Questa gente non lo capisce. Ah, ragazzi, dimenticavo. Se questa se la mangia Master Wallace, deve stare 18 mesi sul gabinetto. Quindi, ragazzi, per sventrare questo tipo di cena profetica, Master Wallace ci mette 18 mesi, deve stare sulla tazza del cesso incollata sulla tavoletta. Quindi, Master, don't try this at home. Magna sta roba, non farlo a casa. Saluto anche mio fratello Manuelito che si sta allenando in palestra. Ci sta facendo le gambe, quindi è una persona molto intelligente. Ci stanno le persone che dicono: io non riesco ad allenarmi, non posso andare in palestra con gli orari lavorativi. Io, Manolito, c'ha il polso rotto. Non può allenare ovviamente la parte sopra, si è focalizzato sulle gambe, però è sempre motivato e concentrato. Invece ci stanno le persone che veramente non fanno un cazzo e pretendono che comunque questi hanno il fisico. Dicono: come cazzo è? Non c'ho il fisico, non sono portato. Ovviamente se non ti alleni, non è un giusto stile alimentare. Chiunque riesce a combaciare lo stile alimentare, lo stile di vita da bodybuilder, diciamo, abbinato al lavoro che fai fuori, se tu trovi, riesci ad incastrarlo benissimo. Ricazzi i vostri ci riuscite, mentre per fisico che dovete faticare, ovviamente trovate delle scuse. Quindi fate come Manuelito, che comunque sta andando in palestra, sempre fomentato e sempre motivato, e quindi ti do una buona guarigione perché so che tornerai ancora nella miglior forma. Cazzo, 6, 7, 29. I carboidrati dopo gli esami li posso mangiare. E vabbè, forse ho mangiato pure troppe proteine in un solo pasto. Non le assimilo. E voi pensate che il profeta quando si inserisce un chilo di gnocchi nella programmazione? Mazza, un chilo di gnocchi? Ma ragazzi, non puoi mangiare un chilo di gnocchi. Oh, se io devo mangiare 4200 calorie, che cazzo mi mangio? La verdurina, fatemi capire. Persone che non hanno fatto un cazzo. E vi ricordo che adesso il profeta pubblicherà altri video motivanti di allenamento. Non come quelli che fate voi che fanno cagare, che mi vedo questi qua, tipo Emil Fitness, che mi fa alzate laterali, che mi pare una gallina. Guardate il profeta come esegue correttamente gli esercizi, la connessione mente-muscolo. Ovviamente non è che dovete fare la connessione mente-muscolo anche mentre fate i multiarticolari, perché lì comunque dovete caricare, certo, senza farvi male, magari con un leggero buffer, quindi dovete sempre lavorare con margine e cercare di coinvolgere bene i muscoli che voi volete reclutare. Però non è dovete fare tutto quanto a scoppio, come vedo certa gente da 15 anni che si alleva, che si allena tutto quanto a scoppio. Vi farà vedere il profeta come ci si allena. La scorsa volta ho portato dorso e tricipiti. Porteremo anche le spalle, porteremo il petto, porteremo le gambe. Quindi, ragazzi, abbiate pazienza che il profeta vi fa vedere veramente gli allenamenti come vanno fatti. E poi il profeta si è rotto il cazzo di vedere gente che non vale un cazzo e viene premiata. Mentre persone come il profeta, che stanno sempre sulla vetta, che dicono la verità, sono spontanee, sono sincere, portano grande contenuto, invece magari non hanno il giusto successo che si meritano. Ma è così proprio nella vita in generale, vedete gente che non capisce un cazzo pure per quanto riguarda il settore del personal training, no? Che stanno i personal training improvvisati che magari si sono allenati altro ieri.
con gli elastici, magari anche donne, personal trainer, queste si allenano a casa che ha la molletta, con le bottiglie d'acqua, da un giorno all'altro diventano trainer, oh. Se scrivono a un corso, diciamo, da personal trainer, questi corsetti qua del cazzo che fanno. Oh, sono diventato personal trainer, fino a ieri pensavo che se mangiava le proteine in polvere diventava Hulk. Le persone che non capiscono un cazzo, e queste magari vengono anche avvantaggiate, quindi, in questo settore. Mentre persone come il Profeta, che hanno un fisico della Madonna, se lo vedete in giro lo riconosci pure da 50 km, se sta a Milano lo vedi da Roma, dici ammazza, quello è il Profeta, oh. Quindi, persone così, competenti. Un bel ragazzo, perché il Profeta comunque è sempre al top della forma anche per quanto riguarda il fattore estetico. Infatti ecco perché molte persone rosicano nel vedere la qualità profetica. E di queste che fino a ieri si sono improvvisate e fino a ieri stavano a zompare sui piselli, adesso sono diventate personal trainer. Oh, mazza, oh, grandissimo. Certo, perché in Italia va avanti la raccomandazione. Più sei raccomandato e più lecchi il culo, e non solo quello, lecchi anche il sottopalla. Diciamo lì, viene avvantaggiato. Invece persone corrette come il Profeta, che il bucio del culo non te lo lecco manco se te lo pulisci con ammoniaca. Per farvi capire il Profeta quanto è dedito al suo lavoro e comunque è sempre coerente con se stesso. Invece no, magari non vengono apprezzati perché il Profeta dice la verità. Quindi vi dico soltanto una cosa: voi potete soltanto rosicare guardando il fisico del Profeta. Io ci posso mettere pure il doppio per arrivare dove voglio arrivare. Tu che lecchi il culo magari ci arrivi prima, pure se puzzi del merda prima. Il Profeta ci arriverà dopo, ma ci arriverò pulito, coerente con me stesso e con i miei valori. Quindi andatevene a fanculo. E stiamo a ospitare al Profeta, chiunque tu cazzo tu sia, con queste cazzo di spalle, altro che Terminator, mi fa una pippa a domani Terminator, vieni qua ti annienta proprio con questa carica adrenalinica che ho. Ci stanno le persone che si drogano per avere l'adrenalina, e il Profeta è nato già con l'adrenalina in corpo, altro che cocaina e tutta quanta quella merda. Il Profeta è talmente tanto carico che sto peggio di Naturacel, se te mi tocchi ti autoricarichi, ti dico soltanto questo. Ma fammi mangiare, va. Questa è la carica, e domani ti spingo in allenamento, domani ti sollevo tutta quanta la panca con una mano. Purtroppo vanno avanti le leccate del culo, lecchi il culo e vai avanti, ma il Profeta andrà avanti ugualmente, senza bisogno di leccare il culetto. Master, mangia sta roba, va. Altro che la pista col bordo, mangiate questa, sta polenta. Polenta, e Wallace non sta contenta. Poi, detta fra di noi, parliamo tanto dei master quando c'è molto peggio dei master. C'è Starnano, quello che è nato nella scatola di scarpe, che ora vuole denunciare il video che ha fatto Raponi, perché ognuno, cioè, non può essere libero di esprimere la propria opinione, no? Allora ti denuncio, ma dove cazzo va? Ma che denuncio? Mamma mia, se Ma vai vai tu, chi sempre sei quello che sponsorizza le creme che ti metti in corpo e dimagrisci? Guarda, dice, te denuncio io, te lo dicono proprio lì in questura. Ma che cazzo vuoi denunciare, oh? O gli avvocati, ma che avvocati c'hai? O io te pio e te metto dentro un frigo, te metto. Te chiudo dentro una scatola di scarpe e poi ritorno il giorno dopo. Mamma mia, ma dove cazzo va, io a te ci gioco con una chiappa alla talpa. Te pio e te butto per terra proprio. Ma dove vai, io? Cioè, veramente. Tu hai insultato tutti quanti sul web. Allora, fino a quando tu insultavi andava bene. Adesso che ti metti a sponsorizzare queste cazzo delle creme che compaiono anche nei video pubblicitari del Profeta. Infatti, quando ne vedo, dico: mamma mia, sto nano pure nel video del Profeta. Ti dico proprio: levate. Ragazzi, abbiamo finito. Questa polenta se la siamo mangiata, capire questa se sta la magna per nano. Manco cresce in altezza. E rimane schiacciato dalla polenta. Ora beviamo un po' di acqua perché il Profeta comunque per tutte le calorie che ingerisce beve circa 4-5 litri di acqua. Comunque il Profeta beve dai 4 ai 5 litri di acqua. Bisogna idratare bene il proprio corpo.
E niente ragazzi, quindi vi ricordo di rimanere sintonizzati perché a breve usciranno dei video anche sul canale di mio fratello Manolito, il video sgarra della pizza del profeta, con anche una frecciatina che avevo mandato a Matteo Minchion. Allora ragazzi, fate una cosa, mettete mi piace, attivate la campanellina, commentate sotto i video del profeta per far vedere se vi sono piaciuti i contenuti di alta qualità che il profeta porta. A breve porteremo anche contenuti riguardanti gli allenamenti in maniera molto più specifica. Quindi ragazzi, attivate la campanellina, commentate, condividete la voce profetica, e se non la condividete ve ne potete andare a fanculo. Niente ragazzi, quindi detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Mamma mia, oh. Te dico scegli, hai di...